Buongiorno a tutti ragazzi, questa volta andiamo a pesca, ci troviamo in Trentino dopo i video che ho registrato praticamente in Germania, in Sardegna, in Olanda e così via, sia in mare che in acqua dolce, sia sul Reno, fiume tedesco che conoscete un po' tutti e così via. Oggi ci troviamo in Trentino, vado al lago di Santa Giustina per la pesca al persico reale. Purtroppo la giornata non è delle migliori, come al solito ogni volta che decido di fare un video. C'è un temporale in corso, speriamo che ci può pescare quando arriviamo. Sono comunque le 5 e mezza mattina, arriverò giusto per l'alveggio, ripeto, spero che mi lascerà pescare. Poi se purtroppo non sarà possibile, allora dovrei rinunciarci. Pescherò a persico con varie tecniche, se riesco a procurarmi un po' di vivo, qualche alborella, pescherò anche, vi farò vedere anche come pescare con il vivo. Altrimenti pescherò il drop shot, a bombarda, recupero e così via. E il persico, da quello che ho sentito dire, sta stazionando nella superficie, quindi vediamo un po' come andranno le cose. Purtroppo, essendo in montagna, questi giorni era caldissimo, un po' come tutto il resto d'Italia, però scendendo in montagna può succedere che ci sono dei temporali. E proprio oggi, neanche per la posta, purtroppo c'è questo temporale in corso. Intanto non ci arrendiamo, andiamo avanti e vediamo. Intanto siamo qui a San Zeno, mi dirigo verso Banco e scenderò giù alla diga di San Giustina, praticamente sullo Scialetta al Lago, praticamente, che è un posto facilmente accessibile. Naturalmente pescherò le prime ore adesso dell'alba, magari fino alle 8, un paio d'ore, e vediamo. Il temporale pare che si stia calmando, vediamo se ci lascia pescare. Potete vedere, ha piovuto, c'è la stata bagnata, c'è ancora temporale, sperando che si allontani, perché poi con le canne in carbonio lo sghente c'è, è anche un po' rischioso, come ben tutti sapete. Dai, l'unica roba è arrivare e vedere cosa possiamo fare. Questo qua è lo Scialetta al Lago, purtroppo sta ricominciando a piovere, provo a scendere lo stesso la diga al lago di Santa Giustina, ma la vedo un po' dura. Ed eccoci qua sul lago, adesso scendo fino giù, però purtroppo sta piovendo. Questa non ci voleva proprio, sperando che smetta, ma la vedo un po' dura, la vedo, perché da quella parte lì tutto nuvoloso. Allora ragazzi, ecco qua i persici. Aia, porca miseria, questo ho preso per la spinning, come si può vedere col cucciolino, e un altro canno l'ho messo a fondo col verme, eccolo lì, e ne ho preso uno piccolino, un classico pallino di polistirolo, il verme è un po' sgallato e lo sghento l'ho rilasciato. Questo invece già è carino, quindi lo teniamo. Ho preso un altro, l'ho preso un spinning. Carino anche questo, molto più carino di quello di prima, ed eccolo qua, un bel persico. Allora, e qua un altro bel persico, allora ragazzi, purtroppo il persico si è fermato, lo sappiamo già che delle volte succede che si ferma, magari se 2-3 ore, 4 ore anche senza farsi vedere, poi magari ritorna. Hanno provato a montare una bombarda con sotto un cucchiaino da poter pescare un po' più lontano, ma c'è anche vento, quindi non è proprio la giornata ideale, diciamo. Questa è la bombarda, allora vediamo un po', eccolo lì. Terminare lungo,
purtroppo con una mano soltanto non riesco a far più di tanto. Ecco il cucciolino che ho montato con la bombarda. Sono riuscito a procurarmi dal vivo, che l'ho messo in una bombarda per da galla, terminando di un paio di metri e il vivo sotto, perché comunque stamattina giravamo comunque abbastanza a galla, perché attaccavamo le volette e così via. Su quest'altro cane abbiamo, come ripeto, la bombarda a galla e in più questo oletto piccolino. Oddio, tanto piccolo non è, però stiamo tendendo al pezzo grosso, quindi vediamo un po' se si muove qualcosa. In totale ne ho preso più o meno una decina, però sotto ai 25 cm di solito li rilascio, anche se la misura minima qua è 18, però ne ho tirato solo un paio giusto per farci una cena stasera. Se riesco a prendere un altro paio così belli, meglio ancora. Intanto il tempo si sta aggiustando, però c'è parecchio vento, oggi in effetti non c'è nessuno a pesca. Di solito qua c'è sempre qualcuno che pesca. Ragazzi, un altro abbiamo fatto, adesso questo provo il rilascio perché non arriva a 25, anche se comunque è carino anche questo. Ancora un altro carino, questo è quello che mi mancava. E facciamo la cena, il resto del rosso di tutti. E niente, adesso fra un po' chiudo tutto e vado a fare colazione. Ho provato pure il drop shot, quando piombo finale logicamente. Anche lì è venuto fuori qualcosa, ci ho messo anche dei falcetti, però questi falcetti non li davano. Niente ragazzi, questo è tutto, poi magari sui prossimi video vi spiego un primo video, vi spiegherò anche un po' le montature che ho usato oggi, sia per il vivo, sia spinning, sia col drop shot e così via, sia a fondo anche e così via. Bene ragazzi, come vi ho detto, ho registrato il mio canale YouTube, mi chiamo Michele, pesca 360 gradi. Perché naturalmente comprende sia acque dolci che mare. Uno sguardo, un ultimo sguardo, lo dico San Giustina, finalmente si è cambiato anche un po' di vento. E ci vediamo con i prossimi video. Ciao a tutti, alla prossima. Nei prossimi video vi spiegherò anche un po' le montature che ho usato oggi, sia per il vivo, sia spinning, sia col drop shot e così via, sia a fondo anche e così via. Bene ragazzi, come vi ho detto, ho registrato il mio canale YouTube, mi chiamo Michele, pesca 360 gradi, perché naturalmente comprende sia acque dolci che mare. Uno sguardo, un ultimo sguardo, lo dico San Giustina, finalmente si è cambiato anche un po' di vento. E ci vediamo con i prossimi video. Ciao a tutti, alla prossima. Nei prossimi video vi spiegherò anche un po' le montature che ho usato oggi, sia per il vivo, sia spinning, sia col drop shot e così via, sia a fondo anche e così via. Bene ragazzi, come vi ho detto, ho registrato il mio canale YouTube, mi chiamo Michele, pesca 360 gradi, perché naturalmente comprende sia acque dolci che mare. Uno sguardo, un ultimo sguardo, lo dico San Giustina, finalmente si è cambiato anche un po' di vento. E ci vediamo con i prossimi video. Ciao a tutti, alla prossima!